Questa settimana vi portiamo con noi in un posto fantastico dove siamo stati la settimana scorsa. Quindi non solo vi portiamo in giro per l'Italia, ma anche indietro nel tempo. Andiamo. La settimana scorsa siamo andati in Trentino, Alto Adige. In particolare siamo andati in Sud Tirol, ma del Sud Tirol ne parliamo tra poco. Adesso parliamo del viaggio, perché non è stato un viaggio semplice, ovviamente, che erano tutti inglesi con me, compreso Brody, diciamo, ero l'unico italiano. Abbiamo preso tre treni, quindi il primo giorno, che è stato di viaggio, abbiamo preso un treno da Milano a Verona, quindi andando verso est. Siamo a Milano con Brody. Brody. Senza Cristina. Allora sul senso, no? Ma dove stiamo andando? Dobbiamo chiedere al nostro amico. Josh, dove stiamo andando? Che? Dove stiamo andando? Il montagna di Brunico. Ok. Perché? Perché andiamo al ristorante per mio compleanno. Per mio compleanno. E dov'è questo ristorante? Dove? Sulla montagna si chiama Alpin. Poi a Verona abbiamo aspettato per prendere il treno per Fortezza, quindi verso nord, molto nord. Stiamo andando a Fortezza. Ciao Josh. Ciao. Perché ti sei messo gli occhiali da sole? Perché questo? Perché no? Curiosi di sapere quanto tedesco, quanto italiano e quanto ladino si parla in Trentino Alto Adige? Beh, facile. Basta essere membri della comunità Es Italian. E in questo modo riceverete esercizi in cui approfondire non solo il vostro italiano, ma anche la cultura italiana e quindi le varie particolarità di ogni regione. E non solo, anche tantissimi altri materiali per migliorare il vostro italiano, come per esempio audio lento e veloce, video con e senza sottotitoli e l'accesso al Grammar Bank. Per sapere come far parte della comunità, il link è in descrizione o da queste parti. Arancino in galleria. Ho trovato un altro arancino. Dopodiché a Fortezza abbiamo preso il treno per Brunico, dove finalmente siamo arrivati. No, non è vero. Dove abbiamo dovuto prendere un taxi, eravamo in 5 più Brody, quindi 5 e mezzo, e abbiamo preso un taxi per arrivare a Falzen, che è dove abbiamo dormito, nell'Airbnb dove abbiamo dormito, che è a 3 km, 4 km da Brunico, quindi non tanto distante. È fantastico come Brunico anche. Dovremmo metterci circa 30 minuti da Fortezza a Brunico e Brody deve fare qualcosa. Qui
pipì o cacca, e sì, speriamo molto, speriamo che regga. Dai Brody, sei tutti noi, sei tutti noi. Siamo arrivati? Hello, yeah. Ah, che fai, cambi? Siamo a Brunico. Primo giorno quindi è stato di viaggio, il secondo giorno siamo andati al ristorante a 2200 metri, prima camminando, stavolta niente taxi, abbiamo preso prima l'autobus per arrivare a Brunico e poi abbiamo fatto una bella passeggiata di un'ora più o meno fino alla funivia e poi abbiamo preso la funivia che ci ha portato a 2200 e qualcosa metri. Ciao. Ciao, siamo su una funivia ed è l'ultimo passaggio per arrivare al ristorante e mangiare. Yeah. Molto contento, sono contento perché il ristorante è qua. Moriremo tutti. Adesso ci possiamo un poco riposare prima di andare a mangiare. E da questo lato si possono vedere le Dolomiti, che hanno un aspetto molto caratteristico, sono molto più scoscese e proprio qui si dovrebbe vedere la Marmolada, che è il picco più alto delle Dolomiti, che arriva, se non sbaglio, intorno ai 3300 metri. Sei contento? Sono contento. Il cibo, la montagna. Ciao Matteo, e tu? Sei contento? Sì. Cosa prendi? Non lo so. Il Trentino Alto Adige, cos'è? Dov'è? È una regione italiana ed è una delle 5 regioni italiane a statuto autonomo. Le altre regioni quali sono? Mi sono preparato. Valle d'Aosta, Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia, più le due isole maggiori, quindi Sicilia e Sardegna. Il Sud Tirol è stata annessa all'Italia dopo la Prima Guerra Mondiale. Questo ha fatto sì che in quella regione si parlano tre lingue, l'italiano, il tedesco e il ladino. E il ladino perché è una lingua di quella regione, che si parla in quella regione e in altre piccole regioni, ed è una lingua fondamentalmente a parte, totalmente diversa dall'italiano e dal tedesco. L'ho anche sentito una volta. Ti è piaciuto? Mi piace. Not the wine. Ah! La cena. Lunch del pranzo. La cena. Il pranzo. Eccellente. Eccellente? Tutto è buono. Voto da 0 a 10? Per me? Sì. Costini di agnello e il primi piatti. Il migliore? Migliore per me. Piaciuto? Mi piace. Piace. Ho avuto un mal di testa così forte che mi è quasi esploso le ossa. L'occhio. Le occhio. Occhio. Ma adesso stai bene.
Now you're sì, now you're better. Oh mio Dio. Adesso tutti bene. Katie, ti è piaciuto? Sì, troppo. Possiamo venire qui tutti i giorni? No, 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 no. Mi trasferisco qui? No, no. Beh, lavo i piatti. Oltretutto adesso dobbiamo fare... Sono brava a lavare i piatti. Chiedila a loro. Sì, è il mio talento. Mm. Poi finisco, mangio qualcosina, sì. Poi prendo la funivina. Sì, che tra poco dobbiamo prendere e che tra poco chiude. Sì. Quella lì. Scappiamo. Ho paura delle altezze. Un pochino, sì. Sì? Sì, non ti piace? No? Non tantissimo. La vista qui è fantastica. È fantastico, è molto, anche molto piace. Bellissimo. Guarda. Brody, ti piace? Brody. Oh. Ti piace la vista? Eh? Sì, sì. Terzo giorno siamo andati a Brunico, siamo stati lì, ci siamo fatti una passeggiata, abbiamo visto il paesino. Ma perché Brody va in giro con la tuta? Ah, perché è stata sterilizzata la settimana scorsa e quindi bisogna coprirla perché ha i punti e quindi è possibile che grattandosi toglie qualche punto. E quindi abbiamo dovuto comprarle questa meravigliosa tuta. Spec, entrata libera. Ti piace Spec? Melor di salumi. E qui non ho la parola perché sono molto emozionato. Sì, emozionato. Emozionato. È difficile per me. Ciao. Poi siamo tornati a Falzen, dove abbiamo fatto una lunga passeggiata fantastica in un bosco, per poi uscire in una fantastica radura dove c'era tantissimo prato, una casa albergo dove ci siamo fermati e ovviamente abbiamo preso una birretta, abbiamo preso una cosa da bere e poi siamo tornati. Possiamo prendere i funghi, posso solo una fotografia. Fare foto di funghi. Per esempio, molto interessante. Il quarto giorno siamo tornati a Milano e io sono ancora molto triste e vorrei tornare al più presto a Brunico o comunque in Trentino o comunque in Sud Tirol. E allora, Katie, a me è piaciuto molto. Io ho trovato un treno e parte tra un quarto d'ora, 20 minuti, giusto il tempo di andare in stazione. Ci vediamo in Sud Tirol. Ciao. Scusate, mi sono dimenticato di chiedervi che cosa ne pensate voi. Quindi, velocemente perché il treno parte. Innanzitutto,
grazie mille per, diciamo, per essere arrivati fin qui, e come sempre vogliamo sapere se vi è piaciuto questo tipo di video, cosa possiamo migliorare e cosa proprio non vi è piaciuto, diciamo, da eliminare. Per invece per la sezione adesso tocca a voi, vogliamo sapere qual è il posto più strano dove avete mangiato. Ciao, vado, eh. E cosa avete mangiato?